RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Con noi, pronto, ciao. Eccomi qua, ciao Renato, buonasera a tutti. Altro che appendice. Allora, senti, prima di parlare dei carichi di lavoro giustificati da Massimiliano, parto da un suo, ma da Massimiliano, ormai siamo amici. Con Massimiliano. Siete amicissimi ormai. Allora, c'è un tweet che io, che lui ha postato un'ora fa, credo, che dice: abbiamo vinto una partita fisica in un campo difficile, i ragazzi si godano mi sono perso il suo tweet. Comunque diceva che c'erano i carichi di lavoro e che ovviamente la partita sì, c'è stato un calo fisico, ma l'importante era portare a casa i tre punti. Sì, è quello che aveva detto anche alla vigilia, tra l'altro, no? Sì. Di non aspettarsi una Juve brillante, ma una Juve che pensava solo al risultato ed era l'unica cosa che contava, e così è stato, no? È stata una gara difficile perché da quel che risulta anche a me, insomma, la preparazione dopo la pausa è stata di nuovo molto pesante per mettere altra benzina nel motore. Quindi ci sta anche questa gara, ma probabilmente anche la prossima, no? Quella contro il Chievo. Non sarà la migliore Juve della stagione, perché ti ripeto, devi mettere benzina per i mesi determinanti dell'anno, da qui alla fine, e quindi ci sta che queste una o due settimane non sia una Juve brillantissima, però l'importante è ovvio, è fare il risultato contro il Genova, questo c'è stato, soffrendo un po' nel finale, ma poi se vai a vedere, sai, Genova non ha fatto neanche un tiro in porta, l'unico tiro che mi ricordo è stato di Spolli, alto, sopra la traversa, che non è neanche andato negli highlight. E quindi, insomma, per quanto poi non abbia giocato bene contro il Genoa, hai sofferto poco per non dire nulla. Beh sì, diciamo che la sofferenza è stata l'ultimo quarto d'ora. Sì, che comunque... ma qualche cross in area, ma nessuna conclusione, niente di ma che. Ma più che altro qualche rinvio senza idea alla viva al parroco, qualcosa c'è stato di questo genere. Comunque hai sofferto veramente poco. Insomma. Sì, 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 è vero, è vero. Non è stata certo una bella partita, noi che eravamo allo stadio. Certo non ci siamo divertiti, te lo posso assicurare, questo no. Nota positiva, come sempre, invece è Douglas Costa, ancora una volta ha fatto il suo e anche di più, e soprattutto un bel gol, un bel inserimento. Sì. Che ha ovviamente... deciso la partita, insomma, un bel gusto. Sì, decisivo. È stato lui proprio a recuperare la palla, no? Sulla tre quarti, e poi ha sfruttato l'assist di Mandzukic, ed è stato il gol partita. Ma lui ha avuto un inizio difficile, ovviamente, doveva ambientarsi, eccetera, eccetera. Poi, secondo me, ormai Costa è pronto e... per qualsiasi partita lo chiami in causa, lui ormai fa il suo, non è un problema, anzi adesso c'è abbondanza di scelta, no? Tra lui e Bernardeschi, e c'è ancora Dybala che rientrerà tra qualche settimana, quindi come abbiamo sempre detto in attacco è una Juve che non ha problemi, nel senso che c'è talmente tanti giocatori che hai soltanto l'imbarazzo della scelta. Tra l'altro nota positiva, e lo direi molto, anche se poi magari la partita non è andata come poteva essere positiva, invece l'esordio di Marco Piazza con gol allo Schalke. E speriamo che vada bene, speriamo che faccia questi mesi in Germania come si deve e torni alla base, che sia un giocatore come quello che ci aveva fatto intravedere, no? Nel periodo in cui è rimasto a Torino e ha giocato qualche partita, un giocatore che con un gran fisico, una ottima tecnica, probabilmente da sgrezzare, no? da inserire nella Juventus in un certo modo. Anche perché anche ma lui sicuramente come potenzialità, sì, giovanissimo, come potenzialità ne ha tantissime. Vediamo, insomma, in Germania ha fatto benissimo a prestarlo. A farlo giocare, certo, è andato in una squadra almeno lì giocare. Va, gioca e gioca in un campionato che non è proprio l'ultimo al mondo, no? Voglio dire, la Bundesliga è un bel campionato,
Certo. E quindi ha fatto benissimo la Juve e speriamo che lui faccia bene in questi mesi e torni alla base più forte di prima. Anche perché comunque segnare anche solo il gol della bandiera quando perdi con un Bayern o quando insomma ci sono delle squadre molto forti che comunque ti mettono in mostra. Senti, Balotelli alla Juve? È una balla clamorosa, non so chi l'abbia tirata fuori. È una ballotellata? È una ballotellata, ma di quelle proprio inarrivabili, cioè ne parlavo ieri sera con un collega allo stadio, che lui quasi ci credeva. Io ho detto, guarda che secondo me è veramente una cavolata, per non usare un'altra parola, incredibile. E infatti poi Marotta l'ha confermato, no? E ha detto, è una fake news, no? Certo. Una balla colossale, ma io non avevo dubbi, cioè nel senso, conoscendo la Juventus, uno come Balotelli, cioè se lo prende non so che lavoro possa fargli fare, ma non il calciatore secondo me. Con tutto rispetto per tutti, voglio dire, certo. Per carità, però dai. Senti, avevamo invece parlato sia venerdì, perché abbiamo, questo dobbiamo dirlo per chi ci ascolta, abbiamo inaugurato venerdì un ultimo quarto d'ora dove facciamo il punto della situazione pre-campionato. E avevamo parlato della situazione della curva chiusa allo Stadium. Com'è andata? Com'erano gli umori di chi invece era dentro? Com'era l'ambiente? Come ci aspettavamo, cioè nel senso, è ovvio che senza la curva che canta lo stadio diventa un'altra cosa, no? Certo. È bene, no, Renato? Sì, poi lo Stadium fa veramente paura per questo, Senza la curva era piuttosto desolante, c'era molto silenzio, c'erano quei 300 tifosi del Genova che ogni tanto cercavano di cantare qualcosa, ma l'ambiente era veramente, come posso dirti, deprimente, non so che aggettivo usare, anche perché il resto del pubblico sì, applaude, fischia a volte, però è la curva che ti sostiene tutto, no? Poi magari il resto dello stadio segue la curva, ma senza di quella l'ambiente, certo. L'ambiente diventa un teatro, no? Più che uno stadio. Ci vuole un input e la curva è l'input. Ma è sempre stato così e credo sarà sempre così, anche se qualcuno vorrebbe il calcio all'americana, no? Con le majorette, tutti che mangiano patatine, ketchup, cioè a me queste cose delle americanate non mi sono mai piaciute, dico la verità. Preferisco il calcio con le curve, ovviamente senza violenza, ovviamente nei limiti della civiltà, tutto quello che vuoi, ma un calcio senza curve, secondo me, e poi sbaglierò, ma è veramente deprimente. Va bene, allora io ovviamente ti chiedo, perché ovviamente la prossima settimana ci sarà Torino-Benevento, quindi sì. Juve-Toro sarà allo stadio, al Grande Torino, con il numero ovviamente gratuito, come sempre. Parlerete del Benevento oppure ci saranno altre cose? Raccontami. No, vabbè, Toro Benevento sulla carta è una gara solo scontata, no? Solo sulla carta. Adesso che non c'è più Ciciretti, è andato al Parma in Serie B per non sentirsi gridare che non segnava mai. Povero Ciciretti. Ma Ciciretti ha fatto un investimento per il futuro, guarda sì. Che il Parma probabilmente arriverà in Serie A il prossimo anno, no? E certo. Quindi lui avrà già, sarà già portato avanti col lavoro, no? Sarà già lì in una piazza, tra l'altro, insomma, non indifferente, no? Parma è una piazza storica che ha conosciuto gloria, no? Il calcio italiano in epoca anche recente, non stiamo parlando di 100 anni fa, io mi ricordo le sfide Juve-Parma, no? Caspita. La finale di Coppa Italia, di Coppa UEFA, le lotte per lo scudetto. Parma è una piazza veramente molto importante e secondo me lui ha fatto benissimo. Lo stesso Thuram che abbiamo poi preso, sì. O Buffon, insomma, grande squadra la Parma. Io mi ricordo molto, io seguivo poi a anche Navarro, la Juventus anche in trasferta, mi ricordo le sfide a Parma, stadio pienissimo, grande atmosfera. Era un altro Parma, per carità, era il Parma di tanti, della Parma, poi purtroppo sappiamo siamo andati, cosa è successo, il fallimento, eccetera, bla bla, però mi ricordo grandi sfide, grande ambiente, grande tutto, e rimane una tifoseria di tutto rispetto, è una piazza ambiziosa, perché da quel che mi risulta, insomma, Parma praticamente è stato promosso ogni anno, no? Certo. E quest'anno punta dritto subito alla Serie A, e potrebbe anche farcela, e quindi secondo me Ciciretti ha fatto bene. Con amato Ciciretti, esattamente. Amato, molto amato. Molto sì. Amato. Molto bene, io ti ringrazio molto e ci risentiamo. Ci sentiamo venerdì. Venerdì per il punto prima del campionato e ovviamente ti ringrazio perché grazie a te. Sei sempre Renato, sei sempre presente. Grazie.
Ma ci mancherebbe, quando posso ben volentieri, figurati. Ciao, buon lavoro, a presto. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, un saluto a tutti, ciao. Ciao. RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo, ma che sballo!